siano, anche perché l'aggiornamento in commissione giustizia ha portato ad un'altra definizione che, se non sbaglio, è CUS, che è quella di cui abbiamo parlato sino ad adesso. Però, come sentite e vedete nel titolo della trasmissione, noi ci siamo domandati e si domandano in molti se le coppie cosiddette gay possono formare una famiglia. Questo dibattito è stato instaurato appena il governo ha preso quel provvedimento chiamato appunto Dico. Ecco, voi sostenete questo però nel documentario, cioè che il vostro amore, che la vostra unione è per voi e dovrebbe essere per gli altri, quindi per la società, una famiglia. Così, Luca? Allora, innanzitutto c'è un'equiparazione, perché su questo è il dibattito in Italia. Sì, la cosa curiosa è che noi non avevamo mai pensato troppo a questa cosa, ma abbiamo cominciato a pensarci proprio nel momento in cui viene qualcuno e ti dice: tu non sei una famiglia, tu non hai il diritto neanche di pensarlo, tu sei contro natura, tu non sei una coppia per il Signore, tutte cose che francamente nessuno ci aveva mai detto prima, e noi non eravamo mai andati a investigare troppo in questo senso, per cui è stato un po' uno shock culturale per noi scoprire che abitavamo in un paese che non conoscevamo. Quindi a questo punto io ti potrei dire: il film non vuole raccontare se siamo o meno una famiglia, però se tu me lo chiedi io ti devo dire che sì. A questo punto, proprio per una questione di principio, io ti dico sì, lui è la mia famiglia, noi stiamo insieme da 8 anni e quindi mi ritengo... Ma è una questione di principio o una questione di riscatto? Cioè, per anni i vostri amori, il vostro amore non è stato considerato tale da questo paese, e quindi vi battete affinché dal punto di vista del vocabolario ci sia almeno un'equiparazione. Noi non ce ne eravamo accorti, quindi è stato un po' una...